Alex Zanardi non è più all'ospedale Le Scotte di Siena. È stato dimesso e trasferito oggi in un centro specialistico di neuroriabilitazione. Dopo la sospensione della sedazione, la normalità dei parametri cardiorespiratori e metabolici, la stabilità delle condizioni cliniche generali del quadro neurologico hanno permesso il trasferimento del campione. Destinazione Villa Beretta, centro di riabilitazione di eccellenza a Costa Masnaga, nel Lecchese. Alex Zanardi è stato quindi trasferito in questa giornata in un ospedale specificamente deputato alla neuroriabilitazione di particolari condizioni come quelle di cui ha sofferto l'atleta Zanardi. I nostri professionisti rimangono naturalmente a disposizione di questa straordinaria persona, prima che atleta, a disposizione della sua famiglia per le ulteriori necessità che ci saranno anche in questo ulteriore percorso riabilitativo, come sempre accade. Ci saremo sempre accanto con lo stesso entusiasmo e, devo dire, competenza che abbiamo dimostrato ormai in questo mese che cui siamo stati accanto. Un grazie va in modo particolare a tutti i nostri professionisti, a un'equipe multidisciplinare, multiprofessionale. 3 interventi chirurgici, una capacità e una competenza continua accanto a condizioni che progressivamente si stabilizzavano e miglioravano, hanno consentito una riduzione della serie analgesia e soprattutto la possibilità di intravedere con la rapidità più immediata possibile il trasferimento e quindi un percorso di neuroriabilitazione che è ovviamente la cura più necessaria in questo momento. Alex Zanardi non è solo un atleta, è un esempio di vita, è un esempio per tutti noi. Auguriamo a lui davvero un percorso di neuroriabilitazione che lo porti a ritrovare davvero le sue caratteristiche non solo di atleta ma soprattutto di uomo. Quindi un grazie e un augurio davvero straordinario. Forza Alex, ci siamo ancora.